l'entusiasmo, sicuramente una sensazione di entusiasmo che si è sentita nella sala. Mi ricordo che era marzo, proprio inizio primavera, che ho letto la notizia sul Corriere della Sera. Di Zappia non si ricandida, ci sono corpi in Vaticano. Sì, però mica si scherza dalle parti di Milano. Ma Giuliano è uno stratega e ha scombussolato i piani e ha tirato la volata alla bellissima Balzani. Il punto, sicuramente l'entusiasmo che ha coinvolto questa città negli ultimi 5 anni. Nel 2016 la vera sorpresa, la bella novità politica di una città laboratorio votata all'innovazione, qual è Milano, si chiama Francesca Balzani. La virgola che Milano diventi davvero una città universitaria. Grazie a tutti e ringrazio anche le tante persone che sono fuori, che non riescono ad entrare. Tu adesso vinci le primarie, poi diventi sindaco di Milano, poi governi bene. Insomma, dobbiamo toccare, tocchiamo tutti i ferri, cioè facciamo il gesti scaramanci. È sicuro, governi bene Milano, 5 anni, rattoppi le periferie, se vuoi fai anche un'altra Expo, se ti rimane tempo, non importa, poi ti ricandidi, perché ne... Un sindaco non risponde a un azionista di maggioranza, un sindaco risponde a una comunità di persone. Ed è per questo. La sensibilità di Francesca è l'idea di creare una Milano con più centri. Ed è per la stessa ragione che ho cercato in questi anni di fare del bilancio uno strumento di partecipazione, di democrazia, di informazione, di realtà. Mi è piaciuta molto quando ha rivendicato la necessità che un comune spinga perché i diritti degli stranieri residenti si realizzino. Creare anche una vera e propria rete di verde, quindi cercare di mettere in connessione tutti i parchi, gli spazi verdi, e investire veramente tanto perché in ciascun quartiere, in ciascuna zona ci sia un pezzo di verde. Per questo tutti insieme, pensando al nuovo sindaco di Milano, oggi possiamo dire: speriamo che sia femmina. Ci alziamo in piedi e facciamo tutti il 5 dei prossimi 5 anni. Sono veramente molto emozionata e molto commossa e vi chiedo veramente di non lasciarmi mai sola. Grazie.